Craftini, Ali è una sfaticata, non ha voglia di fare niente, ha la camera in condizioni pietose, da secoli ormai, da secoli. Ah, non ne posso più oltre tutta la camera dove c'è la pappa del Maki! Mi importa solo perché la stanza dove mangio c'è la mia pappa, altrimenti potrebbe tenerla in disordine quanto vuole. Adesso vado a controllare cosa sta facendo, perché la stanza della pappa del Maki-chan deve essere riordinata. Pappa? Ali, pappa? Pappa Maki? Pappa Maki-chan? Pappa? Maki, non è ora della pappa. Ali ha detto che mette a posto la stanzetta, quindi sarà impegnata. Camilla, perché sei così crudele con me? Ho detto che voglio la pappa, mi è venuta in mente la pappa perché prima ne ho parlato, ho detto pappa e adesso voglio la pappa. Pappa Maki! Pappa Maki Gianna! Pappa! Non so proprio da che parte iniziare. Ali, inizia dalla pappa, sexy Maki. Che c'entra Maki? Guarda, guarda in che condizioni è questa stanza. Guarda, guarda. Perché io prendo le cose e le ammasso qui sopra, perché non ho voglia di mettere a posto, quindi butto tutto qui, e non è possibile, perché tra l'altro sotto a queste macerie c'è anche una LOL schiantata, ma c'è la mia bigiotteria, ci sono i miei smalti, insomma ci sono anche cose che magari mi servono, quella è la cuccia di Camilla tra l'altro, poveretta, l'ho sommersa, e comunque non è bello. Lo so, non è bello tenere una stanza così. Ali, ti dai una mossa? Pappa Maki, metti a posto dopo. Intanto mi dai un biscottino. Ok, prima interruzione, do la pappa al Maki. Sì, ma tra l'altro Maki è lì, guarda, guarda quante ciotole hai. Sì, i vassoi sotto la ciotola sono antiformica, perché così le formiche non riescono a raggiungere la ciotola perché c'è l'acqua e quindi non vanno a mangiare la pappa del Maki. E di Kami, ovviamente. Ali, pappa Maki. Tu rimarrai lì tutto il tempo, vero? Finché non ti do i biscottini. Dai, andiamo. Dai, vai in cucina, Maki. Così ti do i biscottini. Vedete? Lo capisce perfettamente. Ecco qua. Questi sono i biscotti di Maki. Ecco fatto, porcellino. Guarda che ne hai lasciato uno, Maki, non ti sei accorto? Sta andando a fregare quelli di Camilla. Che porcello che sei, Maki. Vabbè, Camilla neanche si è accorta e si è infilata dentro al mobile. Non ci posso credere. Maki, ti sei accorto che hai un biscottino qua? L'hai lasciato lì, Maki. Guarda. Chissà cosa ha visto Camilla che si vuole infilare lì dentro. Non lo so, ma forse ha trovato della pappa. Pappa Maki, adesso entro anch'io. Sì, entriamo nel mobile! Sì! Entriamo nel mobile! Entriamo nel mobile! Scherzavo. Lascio andare Camilla. Io ho trovato un biscottino! Sì! Ho trovato il biscottino! No, pensavo di aver visto qualcosa, mi sono sbagliata. Non c'è niente qui. Maki, mi hai mangiato i biscottini? No, che io no. Sono spariti. Ah, beh, non lo so, Camilla, succedono cose strane. Prova a cercare dentro al mobile, magari sono finiti lì dentro. Non lo so. Secondo me non ci sono, sono spariti. Mi spiace, Camilla, fattene una ragione. No. Bene, allora, Maki è di nuovo qua, che mangia la pappa. Non gli sono bastati i biscotti. Cioè, io interromperei il video qua e finirei tutto, perché non ce la faccio, non ce la faccio a pensare di riordinare. Com'è possibile? Com'è possibile pensare di riordinare? Non lo so. Allora, prima di tutto voglio andare a mettere la piscina dentro alla scatola qui, perché ormai andiamo verso l'autunno-inverno e la piscina non servirà molto nelle storie. Quelle rare volte che magari la vorrò usare, vabbè, la tiro fuori dalla scatola che è lassù. Quindi palme, ombrellone e piscina vanno nella scatola, mentre le sedie, tavolino eccetera che mi servono li metto dentro alla scatola
dei mobili, che è quella lì. E poi tanti auguri a me, sinceramente non so come fare. Poi qua c'è tutta la collezione delle LOL, quella lì è la LOL doppia Dance Dance. Qui ci sono tutte le ONG e Twins, ma non lo so, sono anche un po' indecisa se tenerle là o se spostarle tutte comunque in soggiorno, perché c'è spazio. Quindi devo vedere questa cosa. E poi non parliamo delle scatole. Qua è pieno di scatole. Pieno di scatole. Ho spostato tutte le ONG da qui, le ho portate di là. Nel frattempo è venuta a mangiare Camilla, ha dato il cambio a Maki. E quindi le ho messe tutte qui sopra, con anche le Fierce. Sono indecisa se mettere anche qui le Twins. Sono un po' indecisa perché alcune sono in mutande, cioè non hanno i loro vestiti originali, quindi dubito, esporrò delle Twins in mutande qui in soggiorno. Ali, dai che ce la fai! Non farti prendere dallo sconforto, lo so che è pesante per te riordinare una situazione del genere, ma ce la puoi fare, dai, vai avanti, su, forza! Sì, cioè veramente non so proprio come continuare. Allora, forse dovrei spostare le scatole e metterle dentro all'armadio. Ah, ne avremo per le lunghe, finirà domani sicuramente, poveretta. Allora, sono ancora in alto mare, ho rivoluzionato tutto, scatole per terra, cioè ancora più in disordine di prima, ma ho trovato il biberon di questa limited edition, eccolo lì, l'ho trovato. Era ovviamente nel caos, quindi come vedete alla fine le cose le trovo anche se in disordine, ma le trovo. Allora, cercando tra le cose, mi è saltata in mano lei che non è della serie 3, cioè lei è un personaggio della serie 3, però io l'ho presa con la LOL Twins. Ora io la metterò lo stesso con la serie 3, ossia le ho spostate qua e la serie 3 è questa qui, con questo stand, quindi dovrebbe andare qui. Però le devo cambiare il vestito perché lei non ha questo, ma il vestito me l'avete detto voi dov'era, ed era infatti in questa scatola, quindi glielo cambio. Ecco fatto, sinceramente sto pensando di sacrificare un po' la serie 2, cioè dividere questa mensola e mettere anche qui quelle della serie 3, magari divido con qualcosa, divido lo spazio. E qui sono tutte ammassate, mentre qui ce ne sono solo due. Ball della serie 2 non le trovo, sono introvabili, quindi vado a dividere la mensolina, così poi sposto queste qua. Fate come me che ho dipinto la scrivania ed ora sembrerà in eterno sporca perché ho dipinto sul piano. Potrei o ridipingerlo, perché questo piano l'avevo già dipinto di bianco, oppure metterci sopra una di quelle carte adesive. Sì, penso che sia la soluzione migliore, oppure una tovaglia, così nascondo tutto. Sì, ho proprio fatto un disastro. E voilà, per la centesima volta ho riordinato. Chissà quanto durerà da Natale a Santo Stefano, si dice. Cioè, niente. Allora, sgomberato tutto il tavolo, così Camilla può finalmente riappropriarsi della sua cuccetta. Qui ho tenuto le Twins, non mi piace tanto come soluzione, però non volevo portarle di là perché vedete, ad esempio, Cherry è in mutande, poi comunque non hanno i loro vestiti originali, quindi li uso soprattutto per le storie, quindi vabbè, al momento stanno qui. Ho deciso di utilizzare questo blocco praticamente per i libri. Vabbè, qua lasciate stare, ci sono delle matriosche che io ho dipinto di bianco, ma devo finirle, questo è un mio lavoretto in corso. Qua, non so cosa mettere, cose a caso. Qua sopra io metto gli smalti, quindi quando mi vado a mettere lo smalto, in teoria mi metto qua per non andare a sporcare altrove, sporco questo tavolo che è già sporco. Poi qua ho lasciato tre stand di LOL, mentre qua sopra ho messo le scatole. Questo perché mi spaventava avere gli stand delle LOL là sopra, cioè avevo paura che cadessero e crollasse tutto. Poi qua su questo scaffale
ho messo... Beh, qui dentro ci sono tutti i miei guantini. Sapete che a volte quando faccio gli unboxing io uso tipo dei guanti. Sono questi. Ne ho tanti. Ho questi neri, ho questi simil tatuaggio. Vabbè, poi c'è anche l'acetone e lime per unghie. Non indaghiamo troppo all'interno dei bauli, perché ricordatevi, sono pur sempre disordinata. Questa è una scatolina che ho fatto io, ispirata a Twilight. Lei doveva essere bella e lui doveva essere, ma Jacob, non lo so, non me lo ricordo più. Mi ricordo più che ho disegnato, ma sicuramente lei era bella. Lui è il vampiro Edward. Qua ci sono dei profumi, un quadretto, la mia bigiotteria con tanto di ballerina, questo ha 100 anni, questo cofanetto, beh, si fa per dire. Poi qua ho tutte le scatole, materiale creativo, LOL, rimasugli di LOL, eccetera. Queste sono tutte le carte adesive o carte regalo, le ho messe dentro questo contenitore. Là c'è il camper, gioco dei micetti, un quadro che sto facendo, il mio mobiletto con tutte le bambole, le doll, e come vedete qui assieme alle Rainbow Eye ho messo anche le Twins in mutande, così le nascondo. E poi vabbè, gli altri cassetti non ve li sto a far vedere, tanto li avete già visti. Qua non è cambiato niente, c'è il modem, e di qua ho messo tutte le altre LOL, tutti gli altri stand, perché comunque io quando faccio video unboxing uso questi come sfondo. Qua sotto c'è sempre altro materiale creativo, pittura soprattutto, pennelli, e qua sopra anche materiale creativo, mi serve insomma avere questo spazio. E qua sopra altre scatole. Quindi la stanza è questa. Io sono soddisfatta, vabbè, non vedo l'ora di togliere i vassoi da sotto le ciotole perché mi disturbano un po', però al momento non posso farlo perché è pieno di formiche. E comunque sono soddisfatta del risultato. Ditemi che cosa ne pensate, ma cioè io ci ho messo un'eternità, è stato devastante, quindi vi prego ditemi che sono stata brava. E sappiate che durerà un giorno, quindi poi saremo da punto e a capo e stravolgerò di nuovo la camera. Quindi godetevela ora, anzi me la godo io ora che è in ordine, perché domani sarà già il caos, l'esplosione. Non so come mai succede questo, ma boh, è così. Oh, che meraviglia, Ali, finalmente! Mi raccomando, impegnati a tenerla in ordine. Beh, io vi mando un abbraccio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!